Buongiorno a tutti, siamo qui al momento di inaugurazione della settima edizione del Festival della Statistica che si tiene qui a Treviso. Il titolo di questa manifestazione è Rigenerazioni, date, storie e prospettive oltre il Recording in Covid. progress. Quindi abbiamo la registrazione ormai partita. Diamo il benvenuto al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per il saluto iniziale. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a Treviso, buongiorno al mio nord-est. Solo una precisazione, io non mi sono fatto attendere, nel senso che sono in attesa da 10 minuti, perché mi considero austro-ungarico dal punto di vista della puntualità e dal punto di vista della precisione. Quindi mi fa molto piacere essere qui introdurre, inaugurare, aprire questo vostro congresso, questo vostro Festival della Statistica e della Demografia. Saluto Corrado Crocetta, presidente della Società Italiana di Statistica, e l'amico Giancarlo Blangiardo, se mi consente, mio presidente dell'Istat, cioè il presidente dell'Istat, dello straordinario Istituto Centrale di Statistica degli italiani. Insieme alla Società Statistica Corrado Gini dal 2015, Crocetta e Blangiardo promuovono questo appuntamento annuale per raccontare la statistica e la demografia. Allora, prima considerazione: ciò che non si può misurare non si può migliorare. Questa è una regola base della misurazione di qualsiasi fenomeno umano. Ed è fondamentale soprattutto per il capitale umano, la performance, l'efficienza, la produttività. Abbiamo bisogno della misurazione. E devo dire, mai come in questo momento, noi possiamo, guardando un po' al passato, ma anche al presente, non possiamo che riconoscere questa massima come straordinariamente importante e vera, pensando a quello che abbiamo passato negli ultimi 18 mesi. Pandemia, fenomeno che ci ha sconvolto, che ci ha colpito e rispetto al quale l'Istituto Centrale di Statistica ha fatto straordinariamente il suo dovere, e cioè ha misurato, ha comunicato, ha misurato non solo gli stock, ma anche i flussi, perché sappiamo tutti, è una delle cose più difficili. Ha misurato fenomeni nuovi, ha misurato situazioni nuove, ha misurato situazioni di emergenza. Ce le ricordiamo tutti, poi alla fine come venivano composte non importa, ma le conferenze stampa delle ore 18, le guardavamo tutti da casa perché eravamo tutti in lockdown. E però dietro quei numeri variamente costruiti c'erano tanti donne, tanti uomini che procedevano alla misurazione pure in momenti così difficili. E questo ci ha dato modo intanto di essere consapevoli di quello che ci stava accadendo, ma anche, oltre che la misurazione della pandemia, la misurazione dell'altra crisi, la misurazione della crisi economica, che era figlia della pandemia. E anche questo è stato uno degli elementi fondanti della nostra resistenza, della nostra resilienza, cioè della nostra capacità di reagire, misurare la pandemia, misurare la crisi economica, ma misurare anche l'impatto delle norme che nel frattempo i governi, Conte 1, Conte 2, poi ovviamente l'attuale governo, hanno messo in piedi per reagire tanto alla pandemia quanto alla crisi economica. Tutte le statistiche sulle vaccinazioni, tutte le statistiche sugli impatti dei singoli bonus, dei singoli sostegni che i governi hanno messo in piedi. In gran parte statistiche nuove, approcci nuovi, che quindi hanno anche avuto bisogno di un loro
la loro fase di approntamento e di puntualizzazione. Tutto questo è servito, non so se abbastanza, ma è servito a contrastare le ondate di fake news, le ondate di deviazioni informative, psicologiche, culturali, che hanno invaso la nostra blogosfera, il nostro mondo di percezione. Dico, non so se siamo stati all'altezza di tutto questo. Parlo ovviamente sia come uomo politico che come uomo di governo, ma anche come vostro collega, professore di economia. Se siamo stati all'altezza di contrastare le cattive informazioni, le false informazioni, le false statistiche. Come governo abbiamo deciso ieri questo decreto per l'approccio universale al Green Pass, al mondo del lavoro, e qui ho potuto così mettere un po' sul campo la mia esperienza antica sui meccanismi, sulle forze di lavoro, sulla storica, tradizionale e benemerita indagine Istat sulle forze di lavoro che ci ha sempre consentito di studiare questo mercato fondamentale che è il mercato del lavoro italiano. Ecco, che dire ancora? Abbiamo messo in piedi questo decreto per inserire, ampliare il modello del Green Pass a tutto il mondo del lavoro. Abbiamo deciso anche in parallelo di avviare come governo una grande campagna informativa sulle statistiche, sui dati, sugli impatti della pandemia, avendo presente il passato che il presente con relative previsioni. Sappiamo tutti che l'Istat non fa previsioni come mestiere. Però, come dire, le basi statistiche sono quelle dell'Istat per poter fare previsioni. Per questo vorrei farvi, ecco, questo sia un invito a nome del governo. Lavoriamo insieme per informare meglio il Paese. Per informare meglio il Paese, come già state facendo ovviamente, ma con particolare riferimento a questa fase. Manca poco per raggiungere la sicurezza dalla pandemia. Il lavoro fatto dal generale Figliuolo con le campagne di vaccinazione, il lavoro che stiamo facendo sul Green Pass, sull'estensione del Green Pass, sono all'ultimo miglio, vale a dire l'ultima fase prima della cosiddetta immunità sociale, una volta la chiamavamo di Gregge. Bene, lavoriamo insieme perché questa fase sia una fase di convincimento, di informazione, di trasparenza, di consapevolezza. Che tutti questi termini vogliono dire libertà, perché se così sarà, quest'anno sarà un anno felice, cresceremo al 6%, questo me lo dite voi, in termini di PIL, quindi da boom economico recuperando almeno 2/3 di quanto perso l'anno precedente, ma soprattutto arriveremo alla sicurezza, al superamento dell'emergenza. E questo, come dire, anche e soprattutto grazie al contributo straordinario che hanno dato le donne e gli uomini dell'Istat alla consapevolezza, all'informazione e alla trasparenza. E a nome di tutto il governo, per tutto questo, vi dico grazie. Grazie a tutti voi, grazie Presidente Blangiardo, grazie alle donne e agli uomini dell'Istat. Grazie al signor Ministro per le bellissime parole che ha avuto e devo testimoniarle che oltre che l'Istat che ha fatto un bellissimo lavoro durante questi anni, ma lo fa da tanto tempo, anche le società scientifiche, io mi onoro di essere il Presidente della Società Italiana di Statistica, hanno dato un buon contributo in questo periodo, impegnandosi, ed è fortissimo, è stato lo sforzo da parte di tutti noi per cercare, come diceva lei, di compiere quest'ultimo miglio, perché sappiamo tutti che
la meta finale è la libertà e che è il bene più prezioso, per cui c'è sicuramente un impegno corale ad andare in questa direzione e penso che anche questo festival che facciamo in presenza, anche se con molti eventi che verranno trasmessi in streaming, sia un esempio di resilienza e di voglia di ripartenza fortissimo che esprime tutta la comunità scientifica che noi qui oggi rappresentiamo, per cui grazie per le sue belle parole. Quindi è previsto ora appunto l'intervento di apertura della nostra cerimonia in cui mi presento, sono Corrado Crocetta, l'ho detto prima, presidente della Società Italiana di Statistica. La Società Italiana di Statistica è la società scientifica più rappresentativa che abbiamo in Italia, che riunisce i demografi e gli statistici, sia accademici che non accademici, ma prevede anche diversi enti iscritti, parliamo di circa 900 soci. La Società Italiana di Statistica è stata fondata nel 1939 da Corrado Gini, che nel 1926, la stessa persona che ha fondato nel 1926 l'Istat, e in cui noi nel 2015 abbiamo festeggiato e abbiamo avuto modo di ricordare la sua figura proprio in un convegno qui a Treviso, in un convegno della Società Italiana di Statistica, e qualche giorno fa ricordavamo con l'amico Eugenio Brentari come nel 2015, a margine della relazione del collega Tito Boeri, che era presidente dell'INPS all'epoca e che era praticamente stato uno dei fondatori del Festival dell'Economia di Trento, lui ci diceva nel 2015, guardate, quando abbiamo iniziato anche noi col Festival dell'Economia avevamo le stesse difficoltà che voi state facendo, vedrete che negli anni prossimi le cose funzioneranno meglio, il Festival si rafforzerà. E pensare che a 7 anni di distanza siamo qui ad organizzare appunto la 7ª edizione, io devo dire che non ho partecipato a tutte queste edizioni, mi riempie di orgoglio e devo anche prendere atto del fatto che questo festival in questi 7 anni è cresciuto, si è consolidato e migliorato notevolmente, sia per quanto riguarda i contenuti scientifici, ma anche per mantenere quello che è l'obiettivo iniziale del festival. L'obiettivo iniziale del festival è sempre stato, e rimaniamo coerenti con questo obiettivo, quello di promuovere la cultura statistica. Il ministro Renato Brunetta ci diceva quanto sia importante promuovere questa cultura statistica. Abbiamo visto tutti durante il periodo della pandemia quanto siano importanti i modelli, poter disporre di dati affidabili in maniera tempestiva per poter prendere decisioni in maniera consapevole. Ebbene, per fare tutto questo processo è necessario che anche la popolazione abbia un livello di cultura statistica particolarmente elevato per poter comprendere le informazioni, per poter capire i processi sottostanti. Quest'anno abbiamo introdotto un'innovazione di cui siamo particolarmente orgogliosi con il presidente Blangiardo, ovvero abbiamo pensato che oltre che avere Treviso come capitale della cultura per il periodo del festival, fosse carino che questo momento fosse un po' ampliato sia nel tempo che nello spazio, per cui Treviso si estende con un abbraccio ideale a tutta l'Italia grazie a una serie di iniziative che abbiamo organizzato e che hanno il nome di Verso il Festival della Statistica. Ricordo brevissimamente quelli che sono stati gli interventi che abbiamo organizzato. Il primo si è tenuto a maggio con Invecchiamento della Popolazione e Rigenerazione, in cui abbiamo avuto il presidente Blangiardo ma anche il collega Giorgio Vittadini come illustri relatori. Poi a giugno abbiamo avuto un altro evento che si chiama Future SIS, i contributi della statistica ai Future Studies, con Francesco Mariachelli che è un direttore centrale dell'Istat ma anche con Simone Di Zio, Furio Camillo, altri colleghi sempre della SIS. Ma abbiamo proseguito questo discorso a luglio organizzando la valutazione delle politiche pubbliche, un evento che abbiamo fatto in collaborazione con le società scientifiche che si occupano di valutazione a livello nazionale. E ieri abbiamo avuto l'incontro terminale di questa fase, diciamo, di pre-festival, che è l'incontro Global Challenges Presenti e Futuri, in cui abbiamo avuto
l'onore di avere Francesca Dominici della Harvard University, Alessandro Fassò, Giovanna Ionalasinio, Paolo Gerardi, il tutto organizzato dalla bravissima collega Laura Ventura con il Dipartimento di Scienze Statistiche di Padova. Ma ovviamente non finisce qui, nel senso che abbiamo già previsto una serie di iniziative che abbiamo chiamato dopo il festival, perché in questo abbraccio ideale al festival intendiamo proseguire con una serie di incontri che organizzeremo sia in presenza che online, proprio per rimarcare l'importanza di questo momento. Ma veniamo al nostro festival. Ebbene, come dicevo prima, il festival è sicuramente cresciuto in questi anni e lo testimoniano i numeri. Noi come statistici appunto siamo abituati a parlare tramite i numeri. Quest'anno abbiamo il piacere di avere ben 26 talk e incontri sia in presenza che online che sono stati organizzati, 3 interviste a personaggi chiave, di cui una ne avremo una con il ministro Giovannini fra poco. Sapete che il ministro Giovannini è anche un socio SIS, oltre che essere stato presidente dell'Istat, ed è sempre venuto alle precedenti edizioni del nostro festival. Abbiamo 3 presentazioni di libri, abbiamo le premiazioni per le Olimpiadi, le premiazioni per vari premi di laurea a giovani statistici, diciamo, in crescita, e abbiamo 5 momenti ludici, 5 show di tipo musicale e teatrale, ma sempre fortemente legati al tema della promozione della cultura statistica, quindi anche i contenuti dei momenti, diciamo, più ludici saranno comunque ispirati al tema. Io ho cercato di fare una panoramica molto molto rapida, ma a questo punto, come prevede il programma, cedo la parola al presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo. Grazie, buongiorno a tutti. Io porto i saluti e l'avvio di quello che appunto il Ministro ha chiamato l'Istituto degli Italiani, e cioè l'Istat, con questa sua funzione di informare e di informare correttamente, cioè di far conoscere ciò che sta accadendo e naturalmente poi le conseguenze che possono derivare, svolge una funzione pubblica estremamente importante e, come ha ricordato il Ministro, lavoriamo insieme. Anche questa iniziativa, anche questo festival, vuole essere un'occasione per lavorare insieme da parte dell'Istat. Cioè, noi vogliamo mettere a disposizione le nostre conoscenze, le nostre metodologie, le capacità, le professionalità di cui l'Istituto dispone, per dare la possibilità di conoscere la realtà in cui viviamo, le criticità, i problemi, gli effetti degli interventi che ne derivano. Ecco, questo è un po', come dire, la funzione della statistica. Avete vissuto probabilmente l'esperienza delle edizioni precedenti, quindi sapete che insomma è anche un'occasione diciamo festosa, perché poi in quanto festival ci sono anche iniziative, come dire, sicuramente molte di natura scientifica, altre qualche volta di natura addirittura ludica, e quindi insomma è un fare insieme cose per acquisire conoscenze, consapevolezza, cultura statistica. In particolare quest'anno lo stesso titolo dice rigenerazioni, oltre dati, storie e prospettive oltre il Covid-19. Ebbene, noi abbiamo cercato, nel fare appunto il nostro mestiere, di informare su cosa stava accadendo, di mettere a disposizione conoscenze e strumenti per agire, per intervenire, ma naturalmente stiamo cercando, immaginando, sperando che si vada oltre il Covid. E in questo senso, ancora una volta, la conoscenza statistica è un'occasione per aiutare, diciamo pure, la ripresa. Se ci crediamo, possiamo venirne fuori, e possiamo venirne fuori abbastanza in fretta. E allora noi, attraverso i dati statistici di varia natura, quelli di natura economica, ma non solo, stiamo cercando di mettere in evidenza i segnali che provengono, e molti di questi segnali, riconosciamolo, sono segnali positivi, cioè si ha veramente la sensazione che, fortunatamente, il Ministro ha ricordato l'ipotesi del PIL, bene, ma non solo il PIL, ci sono anche altri segnali importanti, la stessa occupazione, che mettono in evidenza che qualcosa di buono, di positivo, una reazione sta accadendo, e noi dobbiamo crederci, perché se continuiamo a crederci automaticamente le cose miglioreranno, e quindi avremo veramente la possibilità di venirne fuori, e di venirne fuori abbastanza in fretta.
Nel nostro ruolo di, come dire, utilità riguardo al sistema, mi piace ricordarlo, ho ricevuto qualche giorno fa una lettera dal generale Figliuolo, il quale ringraziava l'Istituto per il contributo che ha fornito attraverso una serie di informazioni. Io do atto a tutte le persone che hanno lavorato in quel senso, perché è bello rendersi conto che si fa qualcosa per il Paese e per un'istituzione, un'iniziativa estremamente importante, come potete immaginare, in questo momento in atto nel nostro Paese. Ebbene, ecco, questo mi ha fatto particolarmente piacere, do atto appunto a chi ci ha lavorato di aver contribuito in maniera assolutamente positiva, e quindi credo che questo sia un altro dei segnali importanti che ci dice continuate. Quindi lavoriamo insieme, festeggiamo insieme, facciamo i festival insieme, discutiamo insieme, affrontiamo i problemi, divertiamoci se necessario, se opportuno, quando è possibile. Ecco, questo è un po' il messaggio che così a me piacerebbe uscisse da questa edizione del Festival, e cioè la statistica aiuta la società, tutti noi, a migliorare la qualità della vita e a dimenticare un periodo che è stato particolarmente penoso e preoccupante. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio tutti coloro che contribuiranno allo sviluppo di questa iniziativa, e ridò la parola, non so, al nostro chair. Allora, grazie Presidente. Sappiamo tutti quanto sia importante il lavoro svolto dall'Istat, non solo in questo momento di emergenza. Diciamo che questo momento di emergenza ha confermato che le istituzioni robuste, anche nelle situazioni di emergenza, poi riescono a dare grandi risultati. Come da programma abbiamo quindi l'intervento dell'assessore Elena Donazzan, che è assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto. Prego. Buongiorno a tutti, porto il mio saluto personale, quello della Regione del Veneto, e un ringraziamento alla Società Italiana di Statistica e all'Istituto Nazionale per aver voluto ancora una volta questo festival qui a Treviso e di averlo voluto in presenza, perché nella modalità mista che è una grande opportunità, dovremo abituarci, ma certamente far rivivere nella normalità di un incontro, nella consapevolezza che si possa coniugare anche un momento di difficoltà con un lavoro che deve essere di prospettiva, perché quello che accade ogni anno con il Festival della Statistica è che accanto a dei dati, quindi qualche cosa che viene valutato in termini di passato, il dato per sua stessa definizione qualche cosa di definito, si prova a ragionare del futuro. Ecco, io negli anni che ho potuto frequentare questo Festival, al quale come Regione e come Assessorato ho voluto dare un contributo, l'ho immaginato sempre con una considerazione fatta di un trade union tra ciò che veniva studiato e quello che si andava a immaginare. Perché poi le scelte della politica, la parola chiave che è stata ripetuta sia dal Presidente Crocetta che dal Presidente Blangiardo, è consapevolezza. È evidente che i numeri, se studiati opportunamente, possono darci un profilo, e poi è la politica che deve decidere. Un rettore di una delle università che partecipa a questo festival, Università Venete, ebbe modo di dirmi un tempo: i numeri, se debitamente torturati, confessano qualsiasi cosa. Ecco che accanto al grande tema delle fake news di quest'ultimo periodo, ma voglio dire non solo di quest'ultimo periodo, anche quando i numeri sono stressati in un certo modo, rischiano di farci andare in direzioni, diciamo, quelle che si vogliono, quelle che si intendono. Credo invece che un momento di riflessione molto aperta, molto profonda, come accade qui, ma anche la continuità di dare una rilevanza al ruolo della statistica e della scienza demografica, ci possa invece far immaginare che cosa debba essere il futuro, non quello solo prossimo, non quello di domattina, che è figlio anche di un rimbalzo di questa economia che, almeno da assessore al lavoro, io sto guardando con grandissima attenzione, e ahimè i cui numeri possono darmi più risultati, i più disparati anche. Allora, riuscire ad approfondire, riuscire ad avere davanti a noi anche
analisi che possono essere autorevoli, che devono essere autorevoli, che sono certificate, che non sono figlie delle considerazioni che, ahimè, in questa nostra società spesso si rappresentano in modo molto superficiale, ci può aiutare e deve aiutare anche la cosa pubblica nelle scelte e nelle decisioni. Dicevo che la parola consapevolezza è stata richiamata più volte. Ecco, io aggiungo quella di responsabilità. I numeri valutati e considerati e le scelte che ne devono derivare in termini di politiche, e per quanto mi riguarda ne faccio abbondante uso parlando di istruzione, parlando di formazione, parlando di lavoro, perché tutta una prospettiva di scelte devono evidentemente essere molto supportate da considerazioni scientifiche e molto opportune. Lo dico perché le regioni sono chiamate in particolare in questo momento a fare dei ragionamenti di programmazione molto importanti, avranno una ricaduta nei prossimi anni e devono essere figlie appunto di un contesto che in continuo mutamento non sarà più quello a cui magari pensiamo di poter tornare ad una normalità di qualche anno fa. Sarà una nuova normalità, ma sempre di normalità dovremo parlare. E questa sarà anche figlia delle scelte che la politica vorrà fare, magari meno gridate, magari meno obbligate senza spiegazioni, ma certamente con il supporto di chi le valutazioni le fa in punta di scienza, ma anche in punta di coscienza, perché appunto i numeri da sé non possono essere presi solamente come elemento isolato. Io seguirò dove potrò questo festival e certamente quando parliamo di statistica noi sappiamo di poter contare in particolare sulle università di Padova e di Venezia che con la regione collaborano in maniera molto stretta, ma certamente faccio i complimenti anche per il modo con cui questo festival è stato pensato e si sviluppa, non solo quindi grande accademia che si incontra, ma anche la volontà di spiegare in maniera molto popolare, alle volte anche in maniera divertente, spesso rivolto ai giovani e forse a questi che dovremmo parlare sempre di più, quale sia l'importanza di una conoscenza, ecco, in chiave di consapevolezza ma anche di grande coscienza. Quindi ringrazio l'Istituto Nazionale di Statistica e la Società Nazionale per la loro presenza. Grazie Assessore per le sue belle parole. Noi pensiamo che il vaccino contro le fake news sia proprio la promozione della cultura statistica, perché se abbiamo una popolazione che ha un elevato livello di istruzione, un ottimo livello di statistical literacy, allora è difficile diffondere delle fake news, perché le persone sono consapevoli che quel dato è stato in qualche modo triturato per ottenere dei risultati strani. Così come lei ha sottolineato un altro aspetto che, oltre alla promozione, diciamo, e al parlare ai giovani anche con linguaggi non propriamente accademici, un'altra parola che trovate molto spesso nel programma è quella di guardare al futuro. Ebbene, anche i decisori politici devono guardare al futuro. Io mi trovo in questo momento a ricoprire la carica di Presidente della Società Italiana di Statistica e ricevo richieste da parte di aziende e di università che vogliono bandire dei concorsi, hanno delle posizioni di lavoro aperte e non riusciamo a trovare le persone con le giuste competenze. Perché questo Paese deve programmare in una logica di medio-lungo termine. La formazione degli statistici, le università non riescono a star dietro alla domanda che viene dal mondo del lavoro, e questo significa un maggiore sforzo anche di guardare al futuro e di progettare il nostro futuro. Il nostro programma prevede ora l'intervento di una persona che ormai è un abitué del festival, il prefetto di Treviso, la dottoressa Maria Rosaria Laganà, a cui cedo volentieri la parola. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, ma soprattutto un bentornato al Presidente Blangiardo, al Presidente Crocetta. In effetti è un piacere, è la quarta volta per me, ci ritroviamo a questo appuntamento che ormai è diventato un evento rinunciabile per Treviso. E il grande merito di questo festival è stato già ricordato, e cioè quello di divulgare la cultura statistica anche tra i non addetti ai lavori. Io ricordo 4 anni fa la prima volta che, ecco, incontrai il professor Brentani che organizzava
questo festival, mi parve all'inizio una cosa che poco mi avrebbe potuto, non dico interessare, ma attrarre, no? Mi sembrava una cosa molto tecnica. E lo è, però ecco, dipende da come la si racconta, intanto perché appunto ci fa vedere, ecco, abbiamo compreso grazie appunto a questo programma sempre più ricco del festival che i numeri riguardano ciascuno di noi più di quanto noi immaginiamo, quindi la statistica pervade la nostra vita anche come persone, come singole persone, e soprattutto che si possono trarre insegnamenti importanti ed anche appassionarsi, no, a questa lettura. Ma la statistica è una cosa, dei numeri, la statistica è una cosa molto seria. È stato detto già prima, la misurazione degli eventi, dei fenomeni, degli accadimenti che ci circondano attraverso la ricerca dei dati importanti, la messa in correlazione degli stessi per capire che cosa ci aspetta in futuro, o meglio come certi fenomeni, no, possono evolversi e quindi incidere sulla vita di tutti noi, sia come singoli che come intera comunità. Quindi, come dire, è uno strumento formidabile di conoscenza, anche predittiva, che consente poi a chi deve assumere delle decisioni di ampio respiro, anche strategiche, a livello politico, a livello sociale e quant'altro, di valutarne tutti gli effetti, come diceva prima il Presidente Crocetta. Molto semplificando, quindi, è, come dire, un guardare al presente, forse anche al passato, ma, come dire, con questa attenzione al futuro. E quindi è quanto mai attuale, quanto mai, se mai ce ne fosse bisogno, una conferma della importanza di questa scienza in questo momento storico in cui noi, questo periodo di pandemia non ancora superato, parliamo, siamo portati ormai a discutere, come dire, ragionare di un prima e di un dopo, no? Come eravamo, cosa facevamo, come saremo, come vivremo. Tuttavia la maggior parte di noi è anche, come dire, tendenzialmente in questo momento si preoccupa del durante, no, di tutti i fatti che stanno accadendo tra prima che accadesse, che iniziasse la pandemia e quando poi finalmente questa pandemia potrà dirsi definitivamente archiviata. E viviamo tutti questi accadimenti un po' di pancia, no? Anche perché siamo assolutamente bombardate, direi anche disorientati dalla massa di notizie che ci vengono fornite anche con finalità diverse. Quindi, come dire, siamo in qualche modo distratti, no, dal presente. Invece, e qui appunto ci salverà la statistica, l'importante è leggere questi accadimenti, soprattutto per capire cosa si dovrà fare, quali insegnamenti bisognerà trarre, quale intervento si dovrà intraprendere per rinascere, o come dice il titolo di questo festival, per rigenerarsi. E, non solo sul piano economico, sul piano sociale, ieri leggevo, ho assistito a quel bellissimo, insomma, quell'importantissimo diciamo così, incontro che ha riguardato gli enti locali, le criticità, ma anche le prospettive. È un momento importantissimo, i territori stanno per ricevere risorse ingenti come mai e come mai più forse in futuro accadrà. Quindi è importante capire, proprio attraverso la lettura e la misurazione dei fatti, di quello che accade, come utilizzare queste risorse perché diventino veramente un volano di crescita economica, ma al tempo stesso salvaguardando quelli che sono altri due obiettivi rinunciabili ormai, l'inclusione sociale, quindi non ripetere gli errori del passato, un'economia che comunque discrimina e che comunque apre distanze, ma anche la tutela dell'ambiente, quindi una sfida veramente, diciamo così, da far tremare i polsi, ma che forse, anzi sicuramente, nel momento in cui si metteranno a fattor comune queste conoscenze e questi approfondimenti, tra l'altro basta leggere il ricco programma di questo festival per capire appunto quanto sia impegnativo, quanto sia variegato veramente il lavoro che appunto viene assegnato a coloro che si occupano di statistica o di demografia. E quindi per avere, come dire, abbiamo questa speranza, ecco, questo può essere, diciamo così, la nostra tra virgolette speranza, ripeto questa parola, cioè un'esperienza negativissima qual è stata questa e rimarrà tale della pandemia,
ma dalla quale si possono trarre, come sempre accade quando ci sono esperienze negative, degli aspetti di positività e anche forse delle, diciamo così, insospettabili, sì, delle opportunità insperate. Quindi io posso che congratularmi ancora una volta per gli organizzatori, fare gli auguri di buon lavoro e, come dire, appuntamento alla 8ª edizione. Grazie. Grazie al signor prefetto Maria Rosaria Laganà e, come previsto ora dal programma, abbiamo l'intervento dell'assessora alla cultura e al turismo del comune di Treviso, la dottoressa Lavinia Colonna Preti. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutte le autorità civili e militari che vedo cospicuamente presenti in sala, mi fa molto piacere. Innanzitutto vi porto i saluti della città e del nostro sindaco Mario Conte, che poi sarà presente alla chiusura dei lavori, che tanto ci tiene a questo festival. Per la città di Treviso è un onore enorme e quindi mi associo a tutti i ringraziamenti della Società Italiana di Statistica, Istat, Società Corrado Gini, in particolare al professor Brentari, che al di là di ogni statistica è eccezionale perché ci mette il cuore, che non è una cosa che si legge nelle statistiche ma che è fondamentale per realizzare tutte le cose e sarà fondamentale per andare oltre questa pandemia. A me piace fare una riflessione e parlo anche a me stessa, perché tutti avete ripetuto una cosa, che in questi durissimi mesi i dati hanno accompagnato la vita di tutti, anche di mia mamma, che è la casalinga media a volte, no? che viene presa in considerazione nelle statistiche, hanno riportato dati, hanno riportato statistiche, tanti numeri a volte spaventosi. E uso una frase di Benjamin Disraeli, è stato primo ministro inglese, uno scrittore, e come tanti britannici, con un buon senso dell'umorismo, che diceva che la statistica non deve essere come un palo della luce per un ubriaco, che lo sorregge ma non gli fa luce. Perché troppo spesso, e parlo anche a noi amministratori, la statistica viene usata per giustificare un qualcosa, a supporto di una decisione già presa. E io credo che questo festival, come già sta facendo, e faccio i complimenti per il programma, non deve supportare una decisione già presa. Io troppe volte ne vedo fare questo uso nella mia vita quotidiana da cittadina, da amministratore. Come il lampione deve fare luce, e la statistica questo deve fare, e io questo apprezzo del lavoro che state facendo. Mi hanno sempre colpito le vostre parole e di questo festival mi sono innamorata di questa lettura. I giovani hanno bisogno di capirlo e spesso, insomma, sempre di più in quest'anno, tante delle iniziative anche della mia assessorato sono state rivolte a loro, che stanno vivendo un periodo molto difficile, insomma, in questi giorni, in queste settimane di avvio della scuola ancora di più. Ma ci sono anche delle cose positive che sono emerse da una ricerca del Corriere della Sera, adesso non mi ricordo esattamente la fonte, però era una ricerca rivolta ai social. E quindi per studiare il comportamento dei giovani, insomma, fino ai 30 anni nel riguardo delle notizie dell'uso dei social media, è emersa una tendenza nuova rispetto a qualche anno fa, che mi sembra il 53% degli under 30 oggi, quando valutano una notizia, vanno a cercare la fonte. Ovviamente, come potete immaginare, questa richiesta avvalorava il potere dei mezzi di informazione autorevoli, no? Quindi ecco perché è stata confezionata dal Corriere della Sera. Però mi ha acceso una speranza, la speranza che se lavoriamo tutti assieme, come civili, come cittadini, come amministratori, e questo festival è importantissimo per raggiungere il maggior numero di persone possibili, allora possiamo migliorare il futuro. Sono tante goccioline che poi sfoceranno in un mare, e questo è importante. Far capire come usare le notizie, come usare le fonti, e far capire che è l'unico strumento che abbiamo per migliorare la vita di ognuno di noi e di conseguenza il nostro futuro e la nostra società. Quindi tanti complimenti, continuate a farci luce perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie, buoni lavori a tutti. Grazie. E allora ci avviciniamo alla conclusione quindi di questo momento inaugurale e cedo la parola al direttore del Consorzio Prosecco, Luca Giavi. Grazie, grazie a tutti, grazie dell'invito. Porto anch'io i saluti del mio presidente che doveva essere qui, però è rimasto bloccato in autostrada. E cosa c'entra il Prosecco DOC con la statistica? Innanzitutto cerchiamo di sostenere l'iniziativa ed è un aspetto, ma ci sono aspetti eminentemente pratici del nostro interesse nei confronti della statistica. Ogni tanto ci viene domandato come
abbia fatto in 10 anni il Prosecco DOC a diventare quella realtà globale che oggi è. Tanto lo deve a quello che è stato detto prima, alla programmazione. Noi abbiamo forse la più grande banca dati che in Italia venga utilizzata per indirizzare le scelte del settore vitivinicolo. Fonti diverse incrociate per quella che è stata definita, giustamente condividerò le parole dell'assessore Bernazzan, programmazione. E attaccato a questo invece vado dal nostro prefetto, responsabilità. La responsabilità che noi abbiamo assunto nel guardare anche con la statistica i dati che ci vengono dalle comunità locali in relazione al percepito delle nostre produzioni. E quindi guidare le nostre scelte di crescita economica in un'ottica di responsabilità. Analizziamo anche i nostri target, i nostri consumatori, ma questo è facile da capire, da immaginare. Però per noi la statistica non è solo questo, è anche le scelte che noi operiamo nei vini. Il professor Brentari è stato uno di quelli che si è prestato su tutta la parte che ad esempio la sensorialità, quindi l'analisi sensoriale e il percepito del consumatore rispetto al prodotto. Siamo partiti e dentro al risultato altrettanto eccezionale che registriamo oggi su una produzione che è il rosé, c'è anche un grosso lavoro di ricerca statistica. Ma arrivando invece ai giorni nostri e alle polemiche di questi giorni con i colleghi croati, la statistica ci servirà per dimostrare il percepito del consumatore europeo mediamente informato e la sua capacità di distinguere tra il prosecco e il prosec. Questo veramente per dire che, diversamente da quello che si dice, l'aridità dei numeri, i numeri sono un'enorme ricchezza come i numeri permeano, siano in grado di permeare veramente in modo enorme la vita e i problemi che in diversissimi settori ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Ed è per questo che abbiamo assicurato negli anni e continueremo ad assicurare in futuro il nostro sostegno a questo festival. Grazie. E quindi siamo alla conclusione e io però vorrei che il collega, amico, presidente Blangiardo desse a questo punto l'avvio a questo evento, ricordando anche l'evento che abbiamo fra poco, che si svolgerà proprio in questa sala con... Allora, diciamo che abbiamo fatto un'apertura con tutta una serie di riflessioni che valorizzano, sottolineano l'importanza del lavoro che stiamo facendo e dell'iniziativa che stiamo vivendo. Abbiamo scoperto che il professor Brentari fa le statistiche sul Prosecco e questo ci fa estremamente piacere, aumenta la considerazione che abbiamo già a molto abbondante nei riguardi del professore medesimo. Niente, quindi diciamo, diamo inizio quindi a questo festival, ringrazio tutti per questa prima partecipazione, mi auguro che le cose possano continuare nello stesso modo, quindi che siate partecipi, protagonisti di questa nostra iniziativa. Adesso alle 10:30 abbiamo un primo incontro, un'intervista col ministro Enrico Giovannini e quindi insomma, vi invito a continuare, a rimanere con noi, a proseguire i lavori insieme. Grazie e buona giornata a tutti.